Buongiorno e bentrovati a Expo Talk. Oggi siamo in compagnia di Gianfranco Bologna, direttore scientifico di WWF Italia. Dottor Bologna, lei è qui in occasione del WWF Day. E ci vuole raccontare lo scopo di questa giornata? Lo scopo di questa giornata è riflettere in maniera non solo teorica ma anche molto concreta, quindi facendo in qualche maniera dimostrare come tutti noi possiamo diventare attori del cambiamento sui grandi temi che sono stati un po' l'oggetto di Expo, quindi vale a dire come riuscire a fare in modo che una popolazione degli attuali 7 miliardi e 300 milioni di abitanti che ci sono oggi sulla Terra, con i 9,7 previsti dalle Nazioni Unite nel 2050, possono avere la possibilità di un accesso al cibo per tutti in una dimensione di sostenibilità dei sistemi naturali che ci sostengono e ci supportano, che è la grande sfida del futuro di noi tutti, che dovremmo avere al primo posto delle agende politiche di tutti gli incontri internazionali, cosa che purtroppo non si vede spesso. Il discorso della sicurezza alimentare e dei cambiamenti climatici sono sicuramente uno dei temi che maggiormente preoccupano il nostro pianeta per il futuro. Qual è lo stato dell'arte e quali sono le potenziali soluzioni a questo dramma? Lo stato dell'arte purtroppo è negativo. Noi stiamo profondamente modificando i grandi cicli della natura e stiamo modificando i grandi cicli degli elementi fondamentali come il carbonio e l'azoto. E il carbonio è fondamentale per il cambiamento climatico, perché ovviamente se noi immettiamo gas che alterano la composizione chimica dell'atmosfera, incrementiamo l'effetto serra naturale, certo. Modifichiamo la dinamica energetica del sistema climatico e qui intervengono i fenomeni meteorici estremi come la maggiore siccità in alcune aree, la maggiore piovosità o l'intensità e la frequenza maggiore di fenomeni estremi, cosa che purtroppo stiamo vedendo anche sul nostro territorio, sul nostro paese. Questo vuol dire che dobbiamo avere una reazione molto forte. Abbiamo la conferenza delle parti della Convenzione Quadro sui mutamenti climatici adesso a Parigi, che deve avere finalmente un accordo globale di tutti i paesi per ridurre le emissioni, perché questa è la prima cosa che dobbiamo fare, ridurre le emissioni e trovare il modo poi di adattarci al cambiamento climatico che è già in atto, il che significa soprattutto mantenere i sistemi naturali sani e vitali, perché noi anche con l'agricoltura, con l'agricoltura agroindustriale abbiamo perduto il contatto con la natura. L'agricoltura fa parte della natura, noi facciamo parte della natura e il nostro capitale naturale deve essere al centro dei sistemi economici. Questo è il grande messaggio che lancia il WWF. Vogliamo che si cambino proprio questi meccanismi per riuscire a reagire anche al grande problema dei cambiamenti climatici. Il WWF è una delle associazioni più vitali, diciamo, sulla sensibilizzazione dei giovani al tema dei cambiamenti climatici. Qual è il ruolo dei vostri progetti, di quelli che proponete appunto a questa fascia d'età abbastanza giovane? Ma noi abbiamo una lunghissima tradizione su questo ambito, su questo settore, e siamo sempre stati convinti che riuscire a fornire la migliore educazione, per oserei dire un'educazione civica ambientale, che vede nell'aver cura della nostra natura, avere cura dei nostri sistemi naturali, che sono la base del nostro sviluppo, la base del nostro benessere e mi permetto anche di dire sono la base anche della nostra conoscenza, perché più noi siamo in grado di capire come funziona la natura, più un giovane riesce a capire meglio come funziona il mondo. E quindi abbiamo bisogno di un grande insegnamento dalla natura e noi cerchiamo di far capire a tutti come l'educazione ambientale non sia solo un'educazione ambientale, sia una grande storia che in qualche maniera fa rivedere, oserei dire quasi dall'origine dell'universo ad oggi, che cosa significa il nostro ruolo nei sistemi naturali. Noi non possiamo essere i dominatori dei sistemi naturali, noi dobbiamo essere i custodi dei sistemi naturali e quindi dobbiamo avere cura di quello che c'è attorno a noi, come peraltro ci ha detto anche con grandissima autorevolezza Papa Francesco, perché il modo con cui noi abbiamo cura fa dipendere anche il nostro futuro e quindi i giovani devono essere convinti di questo e noi lavoriamo tantissimo su questo settore. Grazie mille dottor Bologna, grazie mille a tutti voi e arrivederci al prossimo appuntamento con Expo Talk.